palazzo adiacente, dicevi, non ha l'uscita, pensavamo che avesse l'uscita sul cortiletto, invece questo non è. Hanno visto e hanno perquisito, mandiamo quel pezzo, hanno perquisito dappertutto in quel palazzo dove ci sono case di proprietà, case popolari, non ci dimentichiamo che è aperta anche la pista investigativa della pedofilia, per cui tutto va vagliato. Un investigatore privato ha parlato, dice gli occupanti collaborino, la bimba sulla bimba scomparsa, dice il racket, non penso, quelle organizzazioni sono più intelligenti, perché che cosa dice? Al racket non conviene che arrivi lì telecamere, la polizia, le forze dell'ordine, che si mettano i riflettori su quella situazione lì. Per cui state sbagliando pista, cercate da altre parti. Certo è che chiunque entri in quel cancello, comunque chiuso da fuori, insomma, non lo so, è un po' difficile che un estraneo possa entrare. E secondo me la bambina Carla di 5 anni con un estraneo non se ne va, a meno che non lo conosca, potrebbe essere andata dall'altra parte del palazzo dove servono delle chiavi. Cioè, secondo me la risposta a tutto quanto sta comunque nelle persone all'interno di quel palazzo. Esatto. Mettiamo anche poi lo zio, quello che ha raccontato. Carla, esattamente. Esattamente, Leonora, anche per gli inquirenti infatti si sono sempre concentrati nelle perquisizioni all'interno dell'ex albergo e in questo palazzo adiacente. Tutti, chiunque abbiamo sentito, ci ha detto che Cata è una bambina molto sveglia, che non sarebbe andata con qualcuno che non conosceva, non si sarebbe fidata, non è mai successo, anche il fatto di uscire da sola, lei non è mai uscita da sola. Ecco, magari avete visto, è uscita ed è rientrata forse proprio perché sapeva che non poteva uscire da sola per strada, quindi è difficile pensare che possa essere andata per conto suo fuori o con qualcuno che non conosceva, per cui apposta si pensa che sia qualcuno dell'interno dell'ex albergo che conosceva, che aveva confidenza, che magari gli ha detto le parole giuste per farlo seguire. Le persone che sono dentro, oppure insomma non vogliamo pensare cosa, anche se le persone che oppure sono qualcosa dentro al palazzo, brutto che non vogliamo pensare, sono dentro all'hotel, non sono tutte le persone che sono dentro all'hotel, cioè probabilmente c'erano persone che hanno avuto tutte le ore per andare via, che dormivano, quindi non è detto che quelli che erano nell'hotel sono i soli, perché ci saranno state molte persone che magari lei, la bambina, conosceva, ma che ufficialmente non esistono. Non so, ma è proprio l'ipotesi del rapimento, è quella più... È quella più... Io sono convinta anche di una cosa, perché poi per rapire i bambini ci sono anche tante modalità. Esatto. C'è anche la modalità di dire la mamma si è fatta male, vieni con me che ti porto dalla mamma. Cioè bisogna anche capire che tipo di strategia hanno messo in atto queste persone, perché magari conosceva, però essendo una bambina anche molto sveglia e anche una bambina pronta, probabilmente ci sono anche tantissime dinamiche per attirare un bambino, vero? Perché comunque una bambina, stiamo parlando di una bambina di 5 anni. No, lo zio. Io guardando le testimonianze della mamma e guardando le testimonianze del papà, io credo che qui ci sia... qualcosa, ci sia un mondo da far venire fuori. Ecco, a me ha colpito molto anche una cosa, volevo dire, questo messaggio della mamma, principessa, noi ti troveremo, il padre continua a dire, noi ti troveremo, attenzione, perché anche quel principessa potrebbe essere un messaggio, potrebbe, io faccio anche quel messaggio, che lei dice, principessa, ecco, comunque per cui... ma che per messaggio a chi, scusami? No. Chissà cosa c'è dietro, perché io credo che loro sappiano molto di più di quello che dicono, questa è la mia. Su principessa, ma manco sanno sul fatto cosa che vuol sia dire principessa. Anche sul fatto che sia una principessa mia, solo Dio sa come mi sento. Me lo rimettete per favore qua, grazie. Starò bene, perdonami se per un istante ho pensato di arrendermi e perdere la speranza, però adesso sono più forte, non mi riposerò fino a quando non ti troverò. Ti amo con tutta la mia anima, tenetevi i vostri commenti malintenzionati per favore, in questo momento ciò che mi serve è il vostro appoggio, almeno condividete questo messaggio, non mi dite che c'è... Carla, ci sono stati anche commenti malintenzionati, mamma mia, posso credere. I bambini che giocavano con lei che erano più grandi, non erano più grandi. E più o meno erano comunque 5 anni.
siamo tutti responsabili. Io penso che i bambini potrebbero essere una chiave importante. Ma che vuol dire commenti malintenzionati? Carla, chi ha fatto commenti malintenzionati su una mamma che... non capisco, ma veramente? C'ha ragione. Allora, purtroppo ci sono stati, e anche qui li abbiamo sentiti, anche qui insomma qualcuno ha urlato contro la mamma dicendo che insomma accusano i genitori di centrare qualcosa in questa storia o comunque di essere una cattiva madre. Qualcuno, sai, ci sta sempre insomma che fa commenti negativi. Questo messaggio che voi avete letto è un messaggio tradotto, perché la mamma l'ha scritto naturalmente in peruviano, nella sua lingua. Peruviano. E quindi però io credo che sia un messaggio d'amore nei confronti della figlia, un messaggio d'amore nella speranza insomma di trovarla al più presto. Credo che sia questo. Comunque io la pista esterna non la escluderei, perché siamo in dall'autunno del 2022 che c'è tutto questo hotel occupato, famiglie che non si sa bene quali siano regolari, non regolari, nell'indifferenza generale. Noi paghiamo le tasse anche perché queste cose non ci siano. Questo è chiaro. Per carità, lo Stato fa tantissimo, però deve fare di più. Sì, non deve esistere la Dunque, vediamo lo zio che cosa ha detto. Lo zio era lì. Lo zio era lì, doveva vegliare su questa bambina, doveva controllarla, doveva seguirla. Lo zio non c'era in quell'immagine che abbiamo mandato in onda prima. Che avete visto, la bambina esce con altri ragazzi, con altri bambini più grandi di lei, vanno a giocare a pallone fuori, per cui non ci saranno più nel cortiletto. Cata entra invece in quel cortile e va a giocare con le bimbe della sua età. Dopo più o meno 25 minuti di quella bambina non si saprà più nulla e la stanno cercando ovunque, anche all'estero. Si ha paura che questi uomini siano andati fuori all'estero e l'abbiano portata via. Ascoltiamo dunque lo zio. Ti posso chiedere come sta tua sorella? Sta bene, grazie a Dio, sta bene. E sta ancora in ospedale? Sì, però sta stabile. Stabile, bene. Ascolta, ma tu sei stato sentito in procura oggi? Sì, sì, della mattina. Questa mattina? Ieri, la mattina, sì, tutto il giorno. Ma hai capito se hanno una pista per trovare la piccolina? Le autorità stanno lavorando, no? Stanno lavorando? Sì. Però stanno facendo tanto, oggi hai visto sì, sono sì, venuti sì, anche però qui vicino. Meno si parla, più mejor. No? Sì? Grazie. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. A tutti, ciao. C'è un altro pezzo dello zio che parla? Ok. Allora, attendiamo ovviamente. Certo, Valerio, questo zio che è ovviamente preoccupatissimo, anche lui sta cercando Cata ovunque, non ha vigilato, non ha controllato sulla bambina e comunque lui ha una responsabilità penale importante. Sì, sì. Se le è successo qualcosa a questa bambina... Lui risponderà, perché nel momento in cui assume questo impegno di vigilare su una bambina così piccola, qualsiasi evento dovesse verificarsi poi porterà una sua responsabilità. All'inizio si era ipotizzato un abbandono di minore, però l'abbandono di minore è una fattispecie di reato necessariamente dolosa, quindi non deve essere una distrazione. Io volontariamente abbandono la bambina e poi dopo queste dichiarazioni che sono state fatte si è pensata a questa ipotesi di reato più grave. Quello che penso è che non passeranno molti giorni e qualcuno verrà chiamato per essere sentito, si dice, a sommarie informazioni testimoniali ed uscirà invece con una veste differente. Questa è l'impressione che ho. Ma speriamo. Io sono già passato. Se uscirà. Ecco. Sono già passati parecchi giorni. Sì, immaginiamo l'angoscia di una mamma che ha una bambina che è sparita. Già 24 ore sono drammatiche. Ma 2 ore. Figuriamoci, ormai sono tanti giorni, quasi una settimana. Ma che aspettano a fare queste... Perché aspettano che si muovano in un certo modo e capire. Perché se li prendono oggi non sono utili. Mm-mm. Giusto? Dunque, allora Carla, fra poco torniamo da te. Andiamo sul caso Giulia Tramontano, analisi su 3 PC di Alessandro Imp-